motivo. Lezione, se vogliamo dare un titolo, lo so fare, però in realtà non vi aspettate le spiegazioni classiche sullo so fare, do una spiegazione un po' diversa, basata ovviamente sui testi, però diversa. La spiegazione è riportata dall'autore di questo libro che si chiama Dov Begelwein. Vedete dal nome, è un sefardita puro, un rabbino americano di origine lituana che poi ha vissuto molto, che vive ancora adesso in Israele, rabbino di un Bet Knesset importante, riuscirà anche il Bet Knesset a Nassi. Begelwein però in realtà non porta una sua interpretazione. Ma porta all'interpretazione di un personaggio importantissimo del Novecento, insomma, uno dei grandi, dei grandissimi del Novecento. Questo personaggio si chiama Rabbi Tzadok HaKohen. Rabbi Tzadok HaKohen di Lublino, è uno dei grandi, dei grandissimi del mondo hassidico. È un personaggio molto studiato, però di una difficoltà mostruosa, di una difficoltà terribile. Insomma, è veramente, insomma, quando ho cominciato a leggere il Vizzadotto del Corano, era veramente sbattere la testa contro il muro, più o meno, per riuscire a capire quello che diceva. È veramente, le poche volte che riuscivo a capirlo era straordinariamente profondo, però più delle volte non capivo quello che volesse, e quindi per me è una specie di Rabbi Tzadok HaKohen. No, è un personaggio molto conosciuto in realtà, non subito, non è stato subito conosciuto, è stato conosciuto più o meno nel dopoguerra, è stato scoperto in qualche modo nel dopoguerra, però poi è diventato un personaggio centrale, pieno di tesi di laurea o di cose di questo genere su Rabbi Tzadok HaKohen. No. Che succede? Ah, sorry, perché prima era spenta, scusate. Che è successo? Non avevo capito bene. Ha chiuso la finestra. Va bene. Ok. Scusate. Questo è per introdurre. Quindi noi leggeremo qualcosa che dice Rabbi Tzadok nell'interpretazione di Begelwein. Questo è quello che facciamo, però insomma. Punto di partenza di Abizzarocca. Allora, cominciamo con una premessa. La premessa è questa. Lo shofar è una delle mitzvot più note, più popolari, più importanti, più conosciute di tutta la tradizione ebraica. C'è di tutto sullo shofar. Tra l'altro stamattina uno della mia scorta, Antonio Costanzo, mi ha fatto vedere un video che gira su internet di un tizio, stamattina alle 6, di un tizio che viene, che arriva con la macchina per aprire col telecomando il garage, non riesce a aprirlo, è arrabbiatissimo, cerca di aprire, a un certo punto arriva uno con le perotte, suona lo shofar e il garage si apre. Quindi, notissima sta roba qui, lo shofar è una cosa notissima, una cosa che è molto conosciuta, molto usata. Quindi, tutti sanno che cos'è lo shofar, ebrei e non ebrei sanno che cos'è lo shofar. È molto nota. Ok. Molto nota non significa capita, e non significa che si capisce di cosa si tratta. Perché si suona lo shofar, la risposta che dà Rambam è la seguente, perché c'è scritto nella Torah. Punto. Nient'altro. Il motivo è perché la Torah lo scrive. Qual è la motivazione? La risposta è boh. Più o meno è questa, non lo so, non lo capisco, nel senso che è qualcosa d'accordo, perché Rambam dà un'interpretazione, l'interpretazione classica sullo shofar, che lo shofar è una specie di sveglia. Lo shofar serve a risvegliare
le persone che sono addormentate, che sono spiritualmente addormentate, quindi svegliatevi o dormienti dal vostro sonno. Questa è l'interpretazione che porta Rambam, è l'unica interpretazione che porta Rambam. Però Rambam stesso, attenzione, non porta l'interpretazione, dice questo è il motivo per cui ci sono lo shofar, perché bisogna risvegliarsi dal sonno. No, dice, lo shofar ci sono perché c'è scritto nella Torah. Dopodiché si può dare un'interpretazione, si potrebbe dare un'interpretazione. Allora, di interpretazioni, poi ne sono state date varie, di interpretazione sullo shofar. Però dire che sappiamo esattamente che cosa sia, non lo sappiamo esattamente. Ora, la Mitzvah Kohen in realtà parte da, non da un'interpretazione, ma da un passo, da due passi, in realtà da due passi talmudici. Sono due passi, uno si trova nello Yerushalmi e uno viene riportato dalle Tosafot. Due passi molto, molto strani. Okay. Io comincio dal secondo passo, perché credo che sia più utile cominciare da quello. Ed è un passo che spiega perché noi suoniamo 100 suoni di shofar. Noi suoniamo 100 suoni, al solo shofar tutti, credo che veramente tutti ormai suonano 100 suoni. Perché dico credo che tutti ormai suonino 100 suoni? Perché non è questa la halakha. La halakha non è che bisogna suonare 100 suoni, la halakha è che bisogna suonare 30. Ok? Questa è la halakha. Eppure nessuno suona 30. Nessuno, anche non credo, anche nessuno, da nessuna parte, credo che nessuno suoni 30 suoni, tutti suonano 100, tutti ne suonano 100. Perché suonano 100? Questa è la domanda, quanto teoricamente ne basterebbero 30. La risposta c'è, la risposta si trova nel Talmud di Yerushalmi, che dice che ci sono, che i 100 suoni si imparano dalla madre di Sisera. La madre di Sisera, adesso poi vi spiego chi è, la madre di Sisera che si lamenta 100 volte aspettando il ritorno del figlio. Attenzione, da questa storia della madre di Sisera che si lamenta aspettando il ritorno del figlio si imparano due cose, si imparano sia i 100 suoni dello shofar, sia che cos'è il suono. Il suono fondamentale dello shofar è la teruah. Ora c'è una discussione su cosa sia la teruah, se la teruah è un pianto, un lamento, eccetera, eccetera. Tutto questo è sull'interpretazione di quello che dice il testo sui lamenti della madre di Sisera. Bene. Da qui impariamo i 100 suoni. Da qui si impara i 100 suoni. La cosa notevole è che nonostante, ripeto, non sia previsto, richiesto dalla Rafa, tutti risuonano in questo modo, basandosi su questo midrash della madre di Sisera. Quindi evidentemente questa cosa è ritenuta importante. Bene, domanda perché è ritenuta importante e come mai noi impariamo una cosa così importante come il suono dello shofar da una donna non particolarmente simpatica, non particolarmente insomma, di particolare valore, non solo, ma la madre di una persona che è stato un nemico terribile del popolo ebraico. Ok. Detto questo, proviamo ad andare per gradi e capirci qualcosa di questa faccenda. Andiamo per gradi. Chi è Sisera? E chi è la madre? Allora, Sisera è un generale, è il capo dell'esercito di Avin, cioè del re cananeo, di un re cananeo. Questo esercito di Avin è un esercito vittorioso, che conquista moltissimo all'interno della terra di Israele, è famoso per la sua crudeltà, e Sisera personalmente è famoso per la sua crudeltà, è un esercito, l'esercito di Sisera è un esercito che non ha mai perso,
non è mai stato sconfitto. In quel momento lei si resisterà a un obiettivo. L'obiettivo è quello di cacciare gli ebrei dal nord di Israele, quindi dalla Galilea più o meno, perché quella è terra che vuole prendersi per, che perché no. Questo è quello che vuol fare Sisera. Sisera ha un esercito potente, il popolo ebraico, siamo nel periodo dei giudici, quindi un periodo di grande debolezza del popolo. Il popolo diventa, insomma, Israele diventa una nazione forte, potente, sostanzialmente sotto il re David. Questo è il momento in cui diventa una potenza, perlomeno locale, diciamo così. Prima non solo non è una potenza, ma è fortemente divisa. Il popolo è diviso in tribù, ogni tribù va per conto suo in realtà, e ogni tanto qualcuno le riunisce qualche cosa per qualche cosa. Sisera vuole attaccare tutto il nord. A questo punto c'è una riunificazione in qualche modo delle tribù sul contro Sisera, davanti al pericolo, davanti al problema, davanti al pericolo della distruzione, perché Sisera non vuole cacciare gli ebrei di bocca fuori. Cioè, il progetto è un progetto di sterminio, che poi non è così lontano nella guerra dell'antichità, insomma, si facevano fuori i nemici, si uccidevano molto semplicemente, senza molti complimenti. Quindi è un pericolo enorme, il popolo si riunisce sotto il comando di una donna. Questa donna è Dvorah. Se vedete quel quadretto lì, che è carino, che mi hanno regalato il matrimonio, è il Tomer Dvorah, quel quadretto lì. È la battaglia del Monte Tabor, sì. È con okay. I bordi. Allora, quella è la cosa. Quindi Dvorah riunisce. Si riuniscono sotto il comando di Dvorah, però Dvorah non vuole essere lei a comandare l'esercito. Sbaglia tutto. A comandare l'esercito, quindi chiama una persona che comanda l'esercito, che è Barak. Barak sarà quello che comanderà l'esercito contro l'esercito di Sisera. È una battaglia disperata, sostanzialmente. Sisera è enormemente più forte, Sisera non ha mai perso, però Sisera perde. Okay, quello che succede è che Sisera perde, che Barak riesce a sconfiggere Sisera. Scusi, prima non ha detto che non ha mai perso una battaglia. Perché questa. Sisera è uno che perde e perde male, come tutti quelli che non hanno mai perso. C'è una storia su Lincoln, che sostituì a un certo punto il capo dell'esercito del nord, insomma, dell'Unione. Lo sostituì con un altro, credo con Grant, però non mi ricordo più, lo sostituì e il sostituto era sicuramente meno titolato, meno importante di quello che andava a sostituire. E a questo punto il generale, che era capo dell'esercito, si rivolge a Lincoln e gli dice: non capisco perché mi sostituisca, io non ho mai perso una battaglia. E lui disse: per questo vi sostituisco, perché non hai mai perso una battaglia e non sei capace di perdere. Ora, non essere capace di perdere è un problema, nel senso che poi quando perdi non sai affrontare la sconfitta, questo è il problema. Sisera è un classico esempio di persona che non riesce ad affrontare la sconfitta, fugge dopo la sconfitta e si rifugia da una donna che si chiama Yael. Si rifugia da Yael, Yael lo seduce, lo riempie di cibo anche, e quando è questo addormentato, Yael lo uccide. Ebrea?
Sì, in realtà non è ebrea, diventerà ebrea. Credo che diventi, non mi ricordo più esattamente, credo che lo diventi. Credo che sarà convertito. Comunque, Sisera viene ucciso. Ok, tra l'altro, insomma, è uno che è molto imprudente, la donna si cede alla seduzione, non prende precauzioni, non sospetta niente, eccetera, eccetera, insomma, si fa. Ok, va bene. Questo è quello che succede con Sisera. C'è un'altra scena in questa storia. L'altra scena è la madre di Sisera. La madre di Sisera attende il ritorno del figlio, attende sempre il ritorno del figlio dopo le battaglie. E in genere il figlio torna vincitore, trionfante, eccetera, eccetera. La madre di Sisera è in qualche modo partecipe ai trionfi del figlio e alla vittoria del figlio. Se non che in questo caso il figlio non viene, tarda ad arrivare. Ci sono le persone che stanno intorno a lei, delle donne che stanno intorno a lei, che le dicono: ma no, non ti preoccupare, sicuramente ha vinto la battaglia, avrà fatto un grossissimo bottino, deve dividere il bottino, deve occuparsi di qualcosa, è impegnato, insomma, non arriva. Però la madre di Sisera in qualche modo intuisce che qualcosa non va, capisce che le cose non vanno in questo modo e si lamenta. Questi lamenti sono i lamenti di cui parliamo e sono i lamenti che poi, assommati, sono 100 lamenti e questi 100 lamenti rappresentano i 100 suoni dello shofar. Questa è la storia, ok? Questa è la storia. Rimangono intatte le domande da cui siamo partiti. Perché noi impariamo il suono dello shofar dalla madre di Sisera, i 100 suoni della madre di Sisera, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, comincio con un'aspirazione semplice, però importante. Aspirazione di Rav Soloveitchik, perché noi impariamo lo shofar dalla madre di Sisera. Soloveitchik dice questo, che in realtà è tutto legato alla sensazione della sconfitta. Soloveitchik dice una persona, lo shofar non può fare effetto, se lo shofar è un richiamo alla teshuvah, è un richiamo a cambiare strada, è un richiamo a pentirsi, eccetera, eccetera. Non fa effetto, non può avere alcun effetto su una persona che è sempre vittoriosa. Una persona che non sente il dolore della sconfitta, il dolore del fallimento, il dolore della sconfitta da tutti i punti di vista, se becchiamo, non la sconfitta in guerra ovviamente, non necessariamente in guerra. Una persona per riuscire a sentire il suono dello shofar deve avere la sensazione della propria finitezza, della propria debolezza, della propria capacità di essere sconfitto e di fallire. Soltanto in quel caso il suono dello shofar ha un effetto. Se io invece penso di non poter fallire, penso o vivo il delirio di onnipotenza, non. Il suono dello shofar non mi farà alcun effetto, non potrà fare alcun effetto. Fa effetto soltanto su persone che hanno la sensazione di poter perdere, di poter essere sconfitte, di poter fallire, di essere deboli. Soltanto una persona che ha il senso della debolezza può sentire il suono dello shofar. Allora, per questo motivo, secondo Soloveitchik, si impara il suono dello shofar dalla madre di Sisera. La madre di Sisera è una donna che ha vissuto nel mito della vittoria per tutta la vita, perché in quel momento la madre di Sisera è una persona sconfitta. La madre di Sisera è una persona sconfitta che si lamenta e piange e che sa, anche se non l'ha ancora visto, che il figlio è stato sconfitto. Si rende conto, nonostante tutto quello che gli dicono intorno, che il figlio è stato sconfitto. Ha il senso della sconfitta, ha il senso della debolezza, ha il senso anche della disperazione in quel caso. Soltanto
Quindi noi impariamo il suono dello shofar da una persona che è stata sconfitta, che sente il senso della sconfitta. Questa è l'interpretazione della sovravecica, secondo me è molto bella. Questa è la sovravecica. Beh, adesso per aspettare un'interpretazione molto più complicata, ok, di questa. Non voglio dire più bella, molto più complicata. Questa è adesso, molto più complicata. Allora, cosa dice Rabbi Tzadok HaKohen? Rabbi Tzadok HaKohen dice, questo lo leggo così, non invento. Allora, dice che il problema per capire la faccenda della madre di Sisera è dello shofar. Dobbiamo capire questo. Al pi sheamarnu beinyan milchemet Sisera sheutzrechu le milchama min hashamayim. Quello che abbiamo detto che per quanto riguarda la guerra di Sisera c'è stato bisogno di una guerra dal cielo. Allora, che vuol dire qui Rabbi Tzadok HaKohen? Allora, sembra voler dire una cosa abbastanza semplice, teoricamente. Cosa vuol dire? La vittoria del popolo ebraico su Sisera è stata una vittoria miracolosa. Ok? Noi più volte siamo convinti, affermiamo, la tradizione ebraica afferma che tutta la nostra vita è un miracolo, che tutto ciò che ci succede è un miracolo. Però ci sono miracoli, ci sono miracoli eclatanti. Quando un piccolo esercito riesce a sconfiggere un esercito enormemente superiore, enormemente più potente, più armato, più esperto, eccetera, eccetera, siamo davanti a qualcosa di straordinario e di miracoloso. Quindi potrebbe voler dire questo, potrebbe voler dire che siamo davanti a una vittoria miracolosa, una vittoria in cui interviene il cielo, è il cielo che fa vincere, Barak e che sconfigge Sisera. Ma Rabbi Tzadok HaKohen non è niente, non vuol dire assolutamente niente di tutto questo. Ok. Troppo facile tutto ciò. E questa Rabbi Tzadok HaKohen fa un discorso completamente diverso. Rabbi Tzadok HaKohen dice che nella storia di Sisera c'è un intervento dal cielo, ma non nella guerra. La guerra è un fatto secondario. C'è un intervento dal cielo. Perché c'è un intervento dal cielo? Rabbi Tzadok HaKohen cita un altro personaggio facile, che è l'autore di un libro che si chiama Sarama Amarot, che credo che sia lì, anche quello provato a leggere, non c'è capito niente, tanto per darvi l'idea. L'autore di questo libro è uno dei grandissimi dell'ebraismo italiano, è Menachem Azariah Mifano. Menachem Azariah Mifano è un grande personaggio, è soprattutto autore di testi di tipo cabalistico, personaggio importantissimo, che ha avuto una grande influenza anche sul mondo hasidico. Ci sono molti autori hasidici che citano Menachem Azariah Mifano. Ora, Menachem Azariah Mifano riporta un midrash pazzesco su Sisera. Un midrash che non sappiamo da dove venga, da dove l'ha tirato fuori, però la fonte è assolutamente autorevole. Menachem Azariah Mifano è una fonte autorevole. Allora, dice questo. Yael e Sisera hanno dei rapporti, ok? E da uno di questi rapporti Yael rimane incinta di una persona. Bene, da questa persona deriverà un personaggio fondamentale della tradizione ebraica, che è Rabbi Akiva.
La via chi va, dice la Camasaia Mifano, viene da Sisera. Secondo alcuni lui stesso è un Ger, o secondo alcuni è un Ger. Lei mi sta dicendo che Yael a un certo punto ha fatto una conversione. Può darsi che dire, ma questo non significa niente, in realtà stiamo parlando di una cosa avvenuta mille anni prima. Quindi nel frattempo di matrimoni e di cose ce ne sono stati tanti, quindi di discendente di qualcuno nel frattempo, non tutti in questa catena non sono certamente tutti ebrei, questo è sicuro, ok? Quindi figlio di Gerim, sicuramente figlio di Gerim, però quello che però dice la frase Garifano è che da Sisera deriva Rabbi Akiva. Allora, questa faccenda è pazzesca, va bene? Siamo d'accordo che è pazzesca. Anche perché non solo Rabbi Akiva è un personaggio importante, ma Rabbi Akiva è un po' più che un personaggio importante. Rabbi Akiva è sostanzialmente la colonna portante della tradizione orale dopo la distruzione del Beit HaMikdash. Rabbi Akiva non è semplicemente uno dei grandi Chachamim. Rabbi Akiva è il Chacham per eccellenza. Okay? Quindi Rabbi Akiva è alla base della tradizione orale. Buona parte della tradizione della Lachan deriva da Rabbi Akiva o dai suoi allievi. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Bar Ilai, sono tutti allievi di Rabbi Akiva. Quindi stiamo parlando di quella che è la base fondamentale, sono due basi fondamentali nella tradizione orale. Le due basi fondamentali, i due personaggi che sono la base fondamentale nella tradizione orale sono prima della distruzione, un secolo prima della distruzione, Hillel. Questo è il personaggio fondamentale. Dopo la distruzione Rabbi Akiva. Questo è l'elemento fondamentale, perché ci sono moltissimi grandissimi, però qui siamo davanti alla natura, quindi non siamo semplicemente davanti alla nascita di uno dei grandi Rabbanim, siamo davanti alla nascita del Rav che rappresenta per eccellenza la tradizione orale. Bene, questo è l'intervento Min HaShamayim secondo Rabbi Tzadok HaKohen. Rabbi Tzadok HaKohen in realtà quello che dice è che l'intervento Min HaShamayim è far nascere qualcuno da cui nascerà Rabbi Akiva, da cui poi nel corso del tempo nascerà Rabbi Akiva. Questo è l'intervento eccezionale, che da qui si forma in qualche modo il personaggio Rabbi Akiva. Allora, questa storia è una storia pazzesca. Rabbi Akiva che viene fuori non solo da un non ebreo, ma da che un ebreo, ok? Non da uno qualsiasi, da un nemico per eccellenza del popolo ebraico, uno che ci voleva sterminare tutti, ok? Bene. Ora, in realtà questa storia è una storia che ha alcune parentele nella tradizione ebraica, perché non è l'unico che ha ascendenze un po' strane. Un altro che ha ascendenze un po' strane è Davide Melach, per esempio. Ok, sì, Ruth è l'ascendenza meno strana. Ok. L'ascendenza più strana di Davide Melach è Moab, okay, che è il frutto di un incesto. Quindi David Melach viene fuori da un incesto, da Ruth la Moabita, che si sposa con una persona da cui probabilmente non doveva avere figli, invece ha figli, eccetera, eccetera. Ci sono una serie di cose che nascono in maniera strana, non è l'unica cosa che nasce in maniera strana. Moshe Rabbeinu. Chi è Moshe Rabbeinu? È un tizio che è stato educato alla corte egiziana.
a voi sarebbe mai venuto in mente di nominarlo capo del popolo greco? Okay. A qualcuno di noi sarebbe mai venuto in mente a nominarlo capo del popolo greco? No, però Mosè Rabbeinu, Mosè Rabbeinu. Chi lo nomina? Kadosh Baruch Hu. Noi non l'avremmo mai nominato, noi avremmo scelto qualcun altro, come non avremmo scelto probabilmente Davide. Attenzione, ma non solo perché Davide viene da Moabita o cosa, ma perché Davide è un ragazzino, nel momento in cui viene scelto come re, è un ragazzino. Non avremmo scelto Davide, non avremmo scelto Davide, non avremmo scelto Mosè. Abbiamo queste ascendenze strane. Cosa dice Sadok HaKohen? E questo è l'intervento divino. L'intervento divino è l'intervento che fa nascere le cose in maniera non chiara, in maniera confusa, in maniera torbida in alcuni casi. Okay? C'è un passo del famoso del Talmud che dice: Colma David Rachamanal e Tavavid, tutto ciò che Dio fa, lo fa per il bene. È un po' dura da accettare che tutto ciò che avviene per il bene. L'idea però è che noi non capiamo il pensiero divino, che le poche cose che ci vengono dette in realtà sono per noi incomprensibili, anzi sono per noi folli. In realtà le varie varie derivazioni sono per noi folli. Ora, secondo Rabbi Tzadok HaKohen, e qui sta qui il nocciolo della faccenda della madre di Sisera. Che cosa rappresentano Sisera e sua madre? Rappresentano la provvidenza divina. Però una provvidenza divina molto strana, una provvidenza divina in cui Sisera alla fine è uno strumento per far nascere Rabbi Akiva. In realtà la guerra, la potenza militare di Sisera, la vittoria di Barak, tutto questo in realtà è poco importante. Quello che è fondamentale è che da questo nasce Rabbi Akiva. Poi spiegherò perché è così importante che sia Rabbi Akiva, lo spiego dopo però. Io vorrei però per adesso soffermarmi solo su una cosa, poi leggeremo un altro passo talmudico. Soffermarmi su questo, cosa c'entra tutto questo con lo Shofar e con lo Rosh Hashanah? Che cos'è Rosh Hashanah? Noi diciamo che a Rosh Hashanah veniamo scritti. Le Shanato Vaticatevo, diciamo, per un buon anno siate scritti. Cosa vuol dire che veniamo scritti? Ma che veniamo scritti, secondo Rabbi Tzadok HaKohen, non vuol dire che veniamo scritti nel premio e nel castigo, ma vuol dire che viene scritto qual è la nostra missione nel mondo. Quello che viene scritto a Rosh Hashanah, qual è la nostra missione nel mondo. Questo è quello che viene scritto a Rosh Hashanah. È che questo è l'elemento centrale di tutto Rosh Hashanah. L'elemento centrale è capire qual è la nostra missione al mondo. L'elemento centrale non è soltanto la Teshuvah in generale, ma la Teshuvah è un modo di capire qual è la nostra missione al mondo. Che cos'è lo Shofar? Lo Shofar è ciò che ci porta a questo. Poi spiego in che modo. Però lo Shofar è quello che ci porta a questo, è quello che in qualche modo ci apre la strada, ci dà un raggio di luce per capire qual è la missione del mondo. Capendo che se vogliamo capirla dobbiamo capire che i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri, che può nascere Rabbi Akiva da Sisera. Mi riuscite a seguire o sì. Stiamo partendo per la tangenza? Sì, no, ok. Lo Shofar è visto come varie cose. Vorrei dire però una cosa che leggiamo
quando leggiamo lo sofà, quando ascoltate suoniamo lo sofà, carichiamo che leggiamo lo sofà, quando suoniamo lo sofà, noi quando suoniamo lo sofà diciamo questi versi, Hashem be'opanecha yelchun, Dio nella luce del tuo volto noi andremo, che Moshe amò, come hanno detto, ve'am aorchim b'choshech ra'u or gadol, gli uomini, il popolo che andava nel buio, hanno visto una grande luce. Che cos'è la grande luce? La grande luce è la luce che è stata creata il primo giorno. Quindi, che cos'è lo shofar? Lo shofar è l'elemento che ci permette di vedere la luce. Ma la luce non è semplicemente una luce qualsiasi, è la luce della luce primordiale, la luce della creazione. Fino a qui ci siete, non dico che avete capito tutto, sì, però sì, sì. Beh, okay. Dire la luce per ponzono, per dire la luce è un pochino complicato. Cosa? Parlare di un suono e dire che ti fa vedere la luce è un pochino onde, complicato. Sono due onde. Sì. Sono due sensi diversi. Davvero? No, davvero? Però io metto a colotte. Appunto, okay. Non ho capito. È detto esplicitamente che il suono fa vedere. Okay. È detto in maniera esplicita nella Torah che il suono fa vedere. Anche quello non è che si capisce molto, eh. No, ho detto che si capisce, ho detto che è detto, che è scritto. Che è scritto. È scritto che si vedevano i suoni. No. Si vedeva il suono, punto. Cosa voglia dire? Non lo so, punto. Ho detto già che non lo so, no, ma che il suono faccia vedere, lo dice la Torah in maniera esplicita, non c'è bisogno di Midrash, non c'è bisogno di essere dato al Corano, non c'è bisogno di suono, non c'è bisogno di niente. Lo dice il testo. Ok? Si chiama night, si chiama sinestesia. Ok, va bene. Adesso vi cito un altro passo del Talmud, altrettanto, veramente non è un passo del Talmud, vi dico quali sono le fonti in realtà, perché qui le fonti sono complicate in realtà. Scusa, quello che hai appena letto invece della luce, No, questo è un verso. Un pasuk è un pasuk che noi leggiamo, che leggiamo, sì, leggiamo sì, quando sono al sofà. Un pasuk di Yeshaya 9:1. Allora, adesso vi cito un altro passo talmudico. O meglio. Ma sempre con Rosh Hashanah, trattato di Rosh Hashanah, c'è scritto questo. Lama tokim umarim keshem yoshvim ve tokim umarim keshem andim. Che è l'erber a Satan. Allora, perché si suona quando si è seduti e perché si suona quando si è in piedi? Direte, quando mai? Ok. Avete mai visto suonare quando si è seduti? No. Nessuno di voi l'ha visto? No. Perché non frequentate i tempi sefarditi? Questo è il problema. Questo è il vostro difetto. Io lo frequento, non ho mai visto. Quale tempio? Ma quello è un tempio sefardita influenzato dagli Ashkenaziti. Ok, allora, Milan sefardito è vero, comunque, a parte la battuta, è vero che ormai quasi nessuno lo fa, però se andate in alcuni tempi sefarditi, io non so dove, perché non so neanche se via dei Gacchi si siedono, non so se si siedono, sinceramente non me lo ricordo, sono stato, stanno seduti, in Gacchi è stato seduto, sì. Anche al tempio Tripolino di Roma si sta seduti. Allora, ci sono due tipi di tekiot, due gruppi di suoni. Due gruppi di suoni dello shofar. Il primo gruppo di suoni dello shofar avviene, i primi suoni dello shofar, le prime 30 tekiot avvengono
prima di Musaf, subito dopo la lettura della Torah e prima di Musaf. Dopodiché le altre 28, le altre 70 in realtà, avvengono per i sefarditi e per i hasidim, durante Musaf, dopo Musaf e alla fine della Tefillah, per gli ashkenaziti, non hasidim, e per gli italiani, non si suona durante Musaf, non si suona durante Musaf Belafash, Musaf a bassa voce, mentre si suona invece dopo e poi si completano le 100, comunque tutti completano le 100, si completano le 100 alla fine. Le prime tekiot, i primi suoni, vengono chiamati tekiot di Miushav, di Mioshev, che vuol dire le tekiot da seduti. Le ultime tekiot vengono chiamate tekiot de Meumad, tekiot che si fanno in piedi, perché bisogna stare in piedi. Bene. Domanda del testo, ripeto, perché? L'uso più diffuso è che ormai che tutti stanno in piedi sempre, va bene? Questo è quello che dico. Però l'uso originario è quello che nelle tekiot prima di Musaf si stava seduti, nelle tekiot durante e dopo Musaf si stava in piedi. Perché? Per farci fare una cosa del genere? Ok, la Gemara lo dice, e qui avrete, le cose vi saranno subito chiare a questo punto, che è le arbev a Satan, per confondere il Satan. Non c'è più bisogno di spiegazione, no? Ok, c'è più bisogno di spiegare niente, per confondere il Satan. Che vuol dire questa roba qui? Cosa vuol dire questa faccenda del confondere il Satan? Allora, attenzione, vi faccio, leggo, faccio la citazione leggendo, perché non voglio dire una cosa per un'altra. Le Tosafot, sul posto, sul pezzo di Gemara in cui si parla di questo, citano lo Yerushalmi, di nuovo il Talmud Yerushalmi, che viene riportato in un'altra opera però, che è la Uch, ok? E il Talmud Yerushalmi riportato dalla Ruch dice questo, attenzione, cito un verso, è un verso famoso, Veya bayom hu itaka beshofar gadol uva odim beretz ashur venidachim beretz misraim veishtachavu l'ashem berakodesh birushalayim. E avverrà in quel giorno, ok, e avverrà in quel giorno, si suonerà, lui suonerà, sappiamo bene chi suonerà, il grande shofar, si suonerà il grande shofar, e arriveranno quelli che si sono persi, dispersi nella terra di Assiria, e i dispersi nella terra d'Egitto, e si incontreranno a Dio nel monte di Dio a Gerusalemme. Ok, vabbè, cosa dice questo verso? Questo verso è un verso famoso, è un verso che dice che ci sarà lo shofar, è quello che annuncerà il momento messianico, il momento della Geulah, il momento della redenzione, eccetera eccetera. In cosa consisterà la redenzione? La redenzione consisterà nel fatto che arriveranno i dispersi di Israele, quelli che si sono persi materialmente e si sono persi spiritualmente. Kibbutz Galuyot, ok? Le persone che si sono perse, verranno richiamate dallo Shofar e si riuniranno. È una delle classiche immagini del ritorno a Sion, del ritorno a Yerushalayim, della Geulah, eccetera, eccetera. Va bene. Allora, scusate,
Ok. Cosa dicono le Roshan e le Tosafot a commento di questo pasuk? A commento di questo pasuk dicono questo: quando sentirà, quando il Satan, ricordate che stiamo parlando del Satan, sentirà la voce dello shofar, il suono dello shofar, si spaventerà e non si spaventerà. Ok? Ba'il velo ba'il, e sarà spaventato ma non spaventato, spaventato ma mica tanto. Ma quando la sente la seconda volta, a questo punto dice: sicuramente questo è il shofar gadol, questo è sicuramente il grande shofar, e a questo punto si spaventa, si confonde e non ha il tempo, non ha la possibilità di lecatrego, cioè di accusare il popolo ebraico, che questo è il compito del Satan. Il Satan è l'angelo accusatore. Va bene? Quindi, il Satan, ripeto, il Satan sente lo shofar, i primi suoni, quelli prima del, quelli in cui ci si siede, sente i primi suoni, ma gli fanno un grande effetto, ok? Si spaventano, non fanno un grande effetto. Sente però i secondi suoni, e a questo punto si spaventa, si spaventa molto, perché pensa che questo sia il shofar gadol, questo sia il grande shofar. Ok? Ricordo una cosa: noi quando alla fine dei suoni c'è un momento di virtuosismo del tocher, è il momento in cui fa, secondo degli usi, o la tekiage dolà o la teruage dolà. Cioè il grande, il suono lungo, sa? Sì, quello che, sa, che si vuole molto fiato, insomma, va bene? Ok, quindi è un momento di virtuosismo. Questa cosa si chiama tekiah gedolah, la grande tekiah. In realtà bisognerebbe chiamarla la tekiah lunga, no, la grande tekiah. Perché si chiama la grande tekiah? Da qui, shofar gadol. Ok? Da questo verso, il verso sullo shofar gadol, ok? La grande tekiah non è la tekiah lunga virtuosistica del tokea, ma è la tekiah grande, ok? Grande perché è il shofar della venuta del Mashiach. Ora, Rabbi Tzadok, siamo sempre a lui, si chiede: ma perché non si spaventa all'inizio, si spaventa alla fine? Che cos'è che lo spaventa? Che differenza c'è fra le tekiot dell'inizio e le tekiot della fine? Si sta seduti, si sta in piedi, allora? Qual è il problema? Di cosa si sta parlando? Non solo, le tekiot dell'inizio in realtà sono più importanti delle tekiot della fine. Attenzione, questa è una cosa che pochi sanno, o perlomeno di cui pochi si rendono conto. Per noi tutti le tekiot più importanti sono quelle durante Musaf. Per noi tutti sentiamo molto più le tekiot durante Musaf. Però sono le tekiot meno importanti apparentemente. In realtà il Midrash dice che sono le più importanti, sono quelle che confondono il Satan. Perché sono le meno importanti? Perché noi siamo già usciti d'obbligo dalla mitzvah dello shofar con le tekiot prima di Musaf. I 30 suoni che noi suoniamo prima di Musaf ci fanno uscire d'obbligo dall'obbligo dello shofar mideoraita, dalla Torah. Le tekiot successive derivano da un minhag stabilito dai Chachamim, ok? Quindi le tekiot iniziali sono mideoraita, le tekiot finali sono midrabanan, e quindi sono più importanti le tekiot iniziali che le tekiot finali. La domanda di Rabbi Tzadok è: ma perché si spaventa quando sente le tekiot finali e non quando sente le tekiot iniziali? Perché si rende conto di aver perso il treno. Ma perché? Perché la mitzvah l'hai già fatta quando hai sentito la verità, ah, è troppo tardi. E allora? Sa la fine, se può fare la fine, già
è già, oddio, poi ci sono i 10 giorni, c'è tu, c'è tutto, ma però cioè, è il momento in cui Hashem si ricorda del Brit e quindi ha già perdonato il popolo ebraico. Già perdonato. No? Non c'è scritto spero, da qualche parte. Spero. No, okay. Non c'è scritto da qualche spero, parte, spero. Sono un po' più complicate. Pensavo di dire cose un po' più complicate. Beh, sono ok. Va bene. Allora, tanto per cominciare. Quando parliamo di Satan, di cosa stiamo parlando? C'è un famoso passo del Talmud che dice, è un passo in cui Resh Lakish, dice U a Satan, U Yetzerara. Lo Satan, il Satan non è altro che la tendenza al male. Quindi il Satan è qualcosa che abbiamo in qualche modo dentro, che è la nostra tendenza al male. Ok. Allora, che cosa vuol dire si spaventa e non si spaventa? Allora, Shofar dovrebbe in qualche modo incidere su di noi, svegliarci dal nostro sonno spirituale, eccetera, eccetera. Il problema è se veramente questo risveglio avviene, e questo è un problema in generale di Rosh Hashanah, di Yom Kippur, eccetera, eccetera. Lasciano un'impronta su di me. Poi succede che quell'impronta in realtà viene subito dimenticata. Dopo qualche tempo rimane l'impronta, mi sono spaventato per un momento, per qualche minuto, per un qualche ora forse, ma poi in realtà l'impronta sparisce. C'è qualcosa che mi ha scosso, però in realtà quello scossone finisce. Se vi ricordate il discorso che abbiamo fatto a suo tempo sui miracoli, più o meno lo stesso discorso. Perché Rambam dice che la fede basata sui miracoli non ha forza, insomma, no, è una fede basata su qualcosa di instabile. Perché è basata su qualcosa di instabile? Perché in realtà è un'impressione momentanea. È un'impressione momentanea, noi se vediamo il miracolo, quello ci fa impressione, dopodiché, però la cosa passa, mi lascia l'impressione sul momento, ma la cosa passa. È successo nella storia del popolo ebraico, gli ebrei hanno visto miracoli straordinari, eppure sono successi in tutti i colori, l'ultimo è quello di cui abbiamo parlato ampiamente l'anno scorso, quando abbiamo parlato di Telodoro. Telodoro avviene dopo uno dei miracoli più straordinari in assoluto, Dio che parla direttamente al popolo ebraico, miracolo straordinario, vedono tutti i colpi, vedono le voci appunto, però nonostante vedano le voci, in realtà il miracolo non cambia la loro vita, non riesce a cambiare la loro vita. Quando è che un miracolo può cambiare la vita? Quando è che una impressione può cambiare la vita? Quando in realtà riesce a risvegliare qualcosa di profondo, quando riesce a risvegliare qualcosa di profondo che è dentro di noi. Soltanto in quel caso riesce a cambiare. È la differenza che è usata molto, insomma, molto ripetuta nella tradizione classica fra Hitzoniut e Pnimiut, cioè fra esteriorità e interiorità. Allora, finché la cosa colpisce l'esteriorità, la cosa può fare impressione, però in realtà è momentanea. Soltanto se la cosa colpisce l'interiorità, a questo punto l'impronta rimane, e a questo punto il cambiamento può essere profondo. Deve colpire l'interiorità. Che cosa vede il Satan, Yetzerara? Che cosa vede il Satan? Sente le tekiot del mio shavuot, sente le tekiot degli ebrei che stanno seduti.
Che cosa vede? Vede qualcosa di impressionante, improvvisamente c'è il suono dello shofar, c'è qualcosa di impressionante, persone che rimangono impressionate. Si spaventa e non si spaventa, questo è il linguaggio usato dalla Yerushalmi. Si spaventa e non si spaventa. Si spaventa al momento, poi dice sì, tanto passa. Tanto passerà. L'impressione passerà. Cosa succede dopo? Quello che succede dopo è che in realtà si accorge che l'elemento iniziale viene ribadito. L'elemento iniziale non finisce lì, l'elemento iniziale continua. Non è finita quella 30 tachiot, non è finita quella tachiot stabilita dalla Torah. Improvvisamente arriva qualcos'altro, arrivano altre 70 tachiot. Arriva, cioè, qualche cosa che cambia le persone. Guardate che credo che chiunque abbia sentito il suono dello shofar, in qualche modo l'esperienza della differenza fra le prime tachiot e quelle successive la fa. Okay? In quelle successive la sente molto di più. Sente molto più di quello che succede, come se si riscaldasse con le cose e poi arriva alcune nelle quelle successive. A questo punto Satana si spaventa. Si spaventa perché dice, e qui siamo davanti a qualcosa di diverso. Qui non siamo più davanti a qualcosa che colpisce esteriormente, siamo davanti a qualcosa che colpisce nel profondo. Davanti a cosa siamo? Al shofar gadol. Al grande shofar. Che cos'è il grande shofar? Beh, il grande shofar in realtà lo troviamo alla fine della storia, nel momento della venuta del Mashiach, ma lo troviamo all'inizio della nostra storia, ed è il momento del Matan Torah. Col shofar olech vechazek meod, il suono dello shofar nel momento del Matan Torah andava sempre più rafforzando, sempre più forte, ok? È un suono che comincia in un modo e poi diventa sempre più forte. Che cos'è quello che in realtà dobbiamo recuperare nel profondo? Dovremmo recuperare nel profondo il shofar del Matan Torah. Questo è quello che dovremmo recuperare. Questo è quello che in qualche modo abbiamo dentro. E questo è lo shofar che ricomparirà nel momento della venuta del Mashiach. In quel momento ricomparirà questo. Che cosa succede? Rosh Hashanah, le cose vanno come devono andare, ovviamente. Succede che c'è un inizio del suono dello shofar e poi una continuazione. E nella continuazione si può, ha detto che si riesca, si può penetrare nel profondo, si può riuscire a penetrare nel profondo. E attenzione, che cos'è quella continuazione? Da chi è stabilita? Quella continuazione teoricamente potrebbe non esserci. Ok? Midoraita potrebbe non esserci, ci potrebbe non essere la continuazione. Noi potremmo smettere con le 30 tachiot iniziali. Chi è che stabilisce che invece continua? No? Lo stabilisce la Torah Shabbat, lo stabilisce la tradizione orale. Ora, che cosa dice la Bizza da Capra? Qui fa un discorso molto complicato, che non so sinceramente se l'ho capito, non l'ho sicuramente capito io, ma ho l'impressione che anche lui abbia delle difficoltà a capirlo, scusate, l'interprete della Bizza da Capra, questa è la mia impressione. Il discorso è un discorso che ritorna moltissimo nella Bizza da Capra, moltissimo, in tutte le sue lasciate di parola. Che cos'è che mi porta alla profondità? Che cos'è che porta a colpire nel profondo? Ciò che porta l'ebreo a essere colpito nel profondo è la tradizione orale. Non la Torah scritta, ma la tradizione orale. Lo shofar iniziale è quello della Torah scritta, lo shofar che continuiamo è quello della tradizione orale. La tradizione orale è quella che ti dà la possibilità di penetrare nel profondo. La tradizione orale è qualcosa di essenzialmente ebraico, è qualcosa di molto diverso dalla Torah scritta, è qualcosa di fondamentalmente ebraico. La tradizione orale è quello che ti dà in qualche modo anche la possibilità di capire delle cose che la Torah scritta non ti permette di capire. La tradizione orale
e l'ola di cui parlava la vista da Cacoana nell'altra, quando cita quel passucco di Scegliano. La luce è data dalla tradizione orale, la luce è data da questo. Noi riusciamo a vedere la luce grazie alla tradizione orale. Il momento del suono della shofar è il momento in cui veniamo in qualche modo colpiti dalla tradizione orale. Per questo motivo è fondamentale che lo shofar sia legato a Rabbi Akiva, sia legato alla nascita di Rabbi Akiva, perché Rabbi Akiva è la tradizione orale, Rabbi Akiva rappresenta la tradizione orale e soltanto attraverso la tradizione orale riusciamo a penetrare nel profondo. Questa è l'idea, per quanto, ripeto, per quanto possa averla capito. Chiudo qui.